impegno quotidiano, ripeto, l'antica morra dei fatti e non solo delle parole. Le parole anche servono, che le parole hanno un effetto importante, ma servono i punti di riferimento, servono i fatti, come tante persone cercano di esserlo, i parroci in prima linea, chi ha fatto della propria storia una storia contro la corruzione e la camorra. Insomma, Napoli ha tante belle storie da raccontare. Quando qualcuno dice che la capitale morale è altrove, io penso che in questo momento Napoli sta scrivendo anche pagine di questione morale seria. Questo non significa che non sappiamo che c'è camorra, c'è violenza, c'è sopraffazione, c'è paura, per questo che noi scendiamo in piazza. C'è qualcuno che vuole inculcare qui come altrove la strategia del terrore, Napoli invece mette in atto la strategia della pace, dell'accoglienza, del dialogo, dell'anticamorra, della questione morale, della lotta alla corruzione e anche di una politica con le mani pulite che in questo momento rappresenta la città. Ma noi diamo risposte ogni giorno, nella manifestazione stare qui, le risposte con i fatti le diamo ogni giorno, questi sono per noi momenti di raccolta, di condivisione, di convivenza. Noi siamo impegnati ogni giorno a fare attività nel sociale, nella cultura, nel decoro, nell'essere punto di riferimento, nel cercare di rafforzare anche i luoghi dell'alternativa al degrado, penso alle strutture dell'intrattenimento, penso allo sport, e lo facciamo, devo dire, nonostante il governo. Ecco perché è bella questa risposta, perché qui non ci sono istituzioni calate dall'alto, qua ci sono persone che ogni giorno per strada lottano contro la camorra, comune compreso. Il Rutelli prima ci ha detto che il governo fa pochissimo per Napoli e per il Mezzogiorno. Fa nulla e quel poco che fa lo fa anche per metterci in difficoltà. Bagnoli come altre cose degli ultimi tempi, tagli ai comuni, quindi questo, ma noi non ci lamentiamo, giusto perché mi avete fatto la risposta ho risposto, o la domanda ho risposto, ma noi abbiamo capito che il futuro è nostro e ce lo costruiremo con le nostre mani, quello dei meridionali e dei napoletani.